Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video sul mio canale. Oggi video infrasettimanale che caricherò giovedì alle 2, perché so già che video fare, data la mia voglia di cambiare lo scarico del 300. Oggi siamo qui con un video nella quale vi pongo una domanda. Adesso sul mio 300 ho lo scarico tutto originale, motore originale, diciamo che la moto è originale, solo Motard, con due gomme decenti e il disco da 320 con lo spostapinza. Adesso la mia domanda, anzi la domanda che ho da farvi è: che scarico comprereste voi? Perché io online ho visto veramente un casino di scarichi per il 300, ho visto HGS, DRP, FMF, Pro Circuit, Scalvini, cioè, ho visto talmente tante marche che sono stra indeciso. E dato che questa settimana vado da un noto meccanico di Verona, vorrei sapere un po' la vostra per quanto riguarda l'acquisto di uno scarico completo. Quindi scarico completo è espansione più silenziatore. Mi stavo informando ultimamente su FMF e per quanto riguarda FMF ho visto che ci sono varie categorie di silenziatori. Ho visto che c'è quello shorty, che su 300 secondo me è un po' sprecato, cioè almeno mi sembrerebbe strano vedere un 300 con un sile così. Poi c'è il quello normale, il Turbine Core, che è quello un po' più vecchiotto come modello. E poi ho visto che gli ultimi che hanno fatto uscire sono i, non vorrei dire una, no aspetta, è il Power Core quello vecchio, credo, boh, correggetemi se sbaglio, ma sicuramente lo scrivo giusto. Insomma, quello nuovo che dovrebbe essere il Turbine Core, visto che c'è quello originale in alluminio. Poi ho visto che c'è il 2.0, che è la versione aggiornata, e poi ho visto che ci sono quelli in titanio. E quindi in titanio, visto che quello titanio blu, sì, che è il 2.1, costa tipo 425 euro solo di silenziatore. Adesso volevo chiedervi se secondo voi ne vale la pena spendere tutti quei soldi, che ovviamente io non faccio con YouTube ma con il mio lavoro, per prendere un silenziatore, cioè 400 euro che alla fine, se guardiamo i quattro tempi, sono pochi 400 euro. Quindi a me sorge questa domanda: secondo voi vale la pena comprarci lo scarico completo oppure basta solo silenziatore o basta solo espansione? È da un po' di giorni che me lo chiedo e non so sinceramente cosa fare. Anche per quanto riguarda Scalvini, ho visto che la marmita non è stampata, cioè non è stampata in teoria, sì, non è stampata, vuol dire che è piena di saldature. E il sile lo fanno sia alluminio, metà carbonio, tutto carbonio, cioè anche tutto carbonio costa veramente tanto. Poi ho notato che anche Pro Circuit fa i silenziatori, quello, cioè quello corto, e poi ci sono quelli più che il Type R, può essere un modello così, e poi ho visto anche gli altri. Insomma, sono un po' indeciso ultimamente su che scarico comprare e se comprarlo completo. Quindi ragazzi, avete capito qual è il mio dilemma: se comprare tutto lo scarico oppure solamente uno dei due componenti, perché non so se faccia tanto la differenza su un 300. Ovviamente il video non è finito qui, stiamo andando in zona industriale, credo che si sia capito dalla strada, ma se non si fosse capito, stiamo andando lì perché domani non riesco a usare la moto. Poi il mio amico col beta la porta dal meccanico a fare il tagliando e a fare delle altre robette, quindi per un po' diciamo che non ho compagni che mi sostengono nelle impennate. Quindi oggi credo sia l'ultimo giorno utile per allenarsi con un po' di tifo. E niente, adesso taglierò questa parte di
strada perché è tutta dritta praticamente. E niente, ci vediamo con qualche super impennata. We arrived in industrial area and now we can see if there are some people who want to see me wheeling, se si dice così. Bestia, che figata di impennato fatto! A zero giri, fino in sesta! Bella cazzo, bravo Leo! Manual easy. Due, manca poco. Watching it end.